Questa è l'Audi RS6 che abbiamo visto fino ad oggi. E se pensate che sia spaventosa, allora date un'occhiata all'ultima arrivata per il 2020. Direi di partire con il design, perché c'è davvero tantissimo da dire riguardo a questa nuova RS6. Pensate che le uniche componenti che rimangono invariate rispetto al modello base sono le portiere anteriori, il tetto e il portellone del bagagliaio al posteriore. Per il resto l'auto è più larga di 80 mm e si vede, anche perché adesso i passaruote anteriori sembrano dei tavoli su cui potersi accomodare con gli amici per cena. Come dicevamo, la parte più spaventosa e d'impatto è il frontale, da qui sembra quasi che voglia mangiarvi, e la vera novità sono i fari, che adesso vengono ripresi dall'A7 per dare ancora più personalità a questo modello che per Audi Sport è importantissimo. Ci sono anche delle nuove prese d'aria che vanno a raffreddare i bollenti spiriti del propulsore di cui parliamo tra pochissimo. Nella parte bassa spicca questo splitter e la nuova griglia integra la fantasia anidrodappi che abbiamo già visto anche su altri modelli, ma qui è un pochino più evoluta. A dare ancora più cattiveria al tutto ci pensa il cofano, che come vedete presenta queste quattro nervature che sembrano andare ad aggrottare ancora di più l'espressione di questa RS6. Sul fianco troviamo questa minigonna che ci dà ancora di più l'idea di quanto la vettura sia stata allargata rispetto al modello base, e anche le porte posteriori sono state allargate per consentire un innesto più morbido con il passaruota posteriore. Ma se proprio vogliamo parlare di riconoscibilità, dobbiamo andare a vedere com'è fatto il posteriore. Diciamocelo, probabilmente non abbiamo a che fare con la miglior configurazione tra colore del corpo vettura e di queste finiture, ma è impossibile negare il fatto che l'RS6 da dietro adesso non sia ancora più muscolosa e più riconoscibile. Abbiamo appunto questo elemento che solca il paraurti posteriore, e guardate queste cornici di scarico, sono così grandi che potrebbero essere affittate come monolocali. Anche lo spoiler superiore è stato rivisto per andare a gestire meglio i flussi quando la velocità sale fin oltre i 300 km orari. I papà più sportivi non dovranno preoccuparsi, anche perché la RS6 non perde nemmeno uno dei suoi 565 litri di capacità di carico, tra l'altro organizzati davvero molto bene, e già da qui possiamo andare ad abbattere gli schienali. Cominciamo a vedere come si sta all'interno della RS6, tutto sommato l'ingresso è abbastanza agevole, c'è tanto spazio per la testa, finiture, materiali, assemblaggi da ambiente premium al 100%, abbiamo anche la possibilità di andare a gestirci la climatizzazione, e la novità è che adesso il poggiatesta è integrato nello schienale del sedile proprio come sull'A7. Ma è da qui che si comanda questa meravigliosa astronave. Rispetto al modello di tutti i giorni non ci sono modifiche per quanto riguarda il sistema di infotainment di tipo MMI Touch Response. Le uniche novità sono relative alla modalità RS 1 e 2, che vi consente di personalizzare l'assetto relativo e i parametri relativi alle sospensioni, allo sterzo, al suono del motore e anche al differenziale sportivo, che in questo caso è un optional e che aggiunge una modalità di visualizzazione della velocità e dei giri motori davvero molto racing. Tra l'altro da oggi è anche possibile misurare all'interno dell'auto le accelerazioni da 0 a 100, da 0 a 200 e anche vedere quanto ci mettete per percorrere il quarto di miglio. È arrivato il momento di parlare del mostro che c'è sotto il cofano, il V8 biturbo 4000 da 600 cavalli e 800 newton per metro di coppia, numeri che vi bastano per passare da 0 a 100 in 3 secondi e 6 e per arrivare, a seconda del pacchetto che scegliete, fino a oltre 300 km orari di velocità massima. Quella che dichiara Audi è di 305. Il motore è molto efficiente, non solo perché si abbina a un sistema mild hybrid a 48 volt che vi dà la possibilità di veleggiare per 40 secondi a motore spento da 55 fino a 160 km orari, ma anche perché integra la tecnologia cylinder on demand. Questo vuol dire che una bancata può andare a dormire per un po' di tempo quando la velocità e le prestazioni che gli andate a richiedere ovviamente non sono elevatissime. Come da tradizione, la potenza viene gestita dal sistema di trazione integrale 4, che è capace di ripartire la potenza 40% all'anteriore, 60% al posteriore, e oggi accediamo anche a una funzione di torque vectoring attivata tramite i freni. Non solo, come optional c'è anche il differenziale sportivo che aiuta il
posteriore a privilegiare la ruota con la miglior trazione durante la percorrenza di una curva. C'è anche lo sterzo progressivo, se volete, e il tutto si combina con le quattro ruote sterzanti che virtualmente servono per accorciare il passo della vettura e renderla più agile durante i tratti stretti. Per le sospensioni invece avete due alternative, vi potete affidare al sistema ad aria che trovate standard sulla vettura, che è del 50% più rigido rispetto a quello della vettura di serie, dove l'assetto viene ribassato di 20 mm e scende di altri 10 quando superiamo i 120 km/h. Volendo è anche possibile poter rialzare l'auto di 20 mm quando magari dobbiamo affrontare qualche situazione un pochino più sconnessa. Ma se volete qualcosa di più meccanico c'è anche l'altro set di sospensioni con il Dynamic Ride Control, che se vi ricordate fa lo stesso lavoro che faceva ai tempi della RS6 C6, quella con il V10 biturbo, andando a pompare più olio nella parte esterna dell'auto, sulla parte esterna delle sospensioni, per andare a ridurre il rollio della vettura durante la percorrenza delle curve. Un'altra domanda è: ma come facciamo a tenere a bada tutto questo ben di Dio? Beh, possiamo rivolgerci a un impianto frenante che non è da meno, con un disco da 440 mm nella versione più performante, una pinza monoblocco a 10 pistoncini, ma non vi preoccupate perché di base abbiamo un impianto da 420 mm. Tra l'altro molto interessante perché l'impianto in ceramica riduce di 34 kg il peso delle masse non sospese. Per quanto riguarda il prezzo non posso dirvi ancora niente, perché nemmeno io lo so, ma quello che posso dirvi di sicuro è che quest'auto andrà davvero come un missile terra-aria. Tra l'altro, non so se ve ne siete resi conto, ma questi fari, che come vi ho detto arrivano dalla 7, integrano adesso la tecnologia laser che nel mondo Audi Sport aveva debuttato qualche anno fa sulla R8 LMX. Detto questo, allora lascio a voi commenti su questa nuova devastante generazione di Audi RS6, siamo al quarto capitolo, ve lo ricordo, un bellissimo modo per festeggiare 25 anni di Audi Sport. Fatemi sapere allora che cosa ne pensate qui nei commenti su YouTube, ovviamente sul nostro sito automoto.it. Noi invece ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!